L'essenza della sindrome di Asperger è una difficoltà a leggere le espressioni facciali, a fare amicizia in una certa misura, a leggere segnali sociali. Quindi il lato sociale della vita diventa una sorta di puzzle. Un'altra difficoltà è il bisogno di routine, di continuità, quindi di avere difficoltà nel gestire i cambiamenti e negli imprevisti, e quindi hanno bisogno di prevedibilità. Non è una malattia di per sé, ma è una condizione dello sviluppo che porta ad uno sviluppo neurologico atipico, differente dalla norma. Abbiamo persone che, diciamo, coesistono con questa condizione senza neanche saperlo, persone che hanno grossi problemi, che non riescono a farcela, e altri che magari silenziosamente sopravvivono. All'inizio pensavamo che l'autismo fosse dovuto alla cattiva educazione, alle madri che non amavano i loro figli. Ora sappiamo che questa è una sciocchezza. Non è affatto vero. Si tratta di neurosviluppo. Il cervello è cablato diversamente, non necessariamente in modo negativo, ma ci sono nuove aree da esplorare.